Ciao amici delle biciclette reclinate, oggi facciamo l'ennesimo test di confronto biciclette alla corsa reclinata. Ma vuole essere un test semplice, ma che dia dei risultati fattibili, cioè facilmente comprensibili. Quindi ho preso un percorso da gran fondo, o comunque diciamo da medio fondo, che fosse dove la reclinata fosse sostanzialmente svantaggiata perché non ci sono grandi tratti in pianura, per vedere. Se io dovessi fare quel percorso lì, se dovessi fare una gran fondo, cosa utilizzerei? È una domanda che mi sono già fatto, ma in realtà con gli ultimi dati, grazie anche e soprattutto al misuratore di potenza, è una maturità, chiamiamola così, maggiore nei confronti del mio fisico, delle mie capacità, della potenza che riesco a esprimere, dei battiti che riesco a esprimere, dei percorsi che riesco a fare, dove riesco a stare meglio o peggio con uno o con l'altra bicicletta. Volevo darmi una risposta per capire quale fosse la bicicletta più efficiente. La domanda è: ma quanto va sta reclinata? È confrontabile? Se dovessi fare un percorso del genere, varrebbe la pena utilizzarla? Ha senso questa reclinata? Eccetera, 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 rispetto alla bici da corsa. Ripeto, questi sono dati che mi riguardano con il mio allenamento specifico, con le mie biciclette, sia da corsa che reclinata. Qui vediamo il tratto del Corriero Monte. Allora, il percorso è un percorso che parte dal Borgo Romanero, va a Bugnate, fa la Colma, arriva fino a fa la Cesara, quindi Cesara, vuol dire Colma, Cesara, poi fa Omegna, poi fa Armeno, Coiro Monte, e poi va verso Stresa, fa la salita di Stresa fino al Calogna, poi va giù, fa la discesa del Calogna e fa l'ultima salita del Massino e poi arriva a Borgo Romanero. Quindi sono 98 km molto molto nervosi. Sono tutte salite intorno ai 3-4 km con pendenza che vanno dal 6 all'8. E addirittura ci sono punte al Coiro Monte del 18%. Questo perché? Perché volevo verificare che una reclinata del genere, in inverno, quindi con poca aderenza, riuscisse a salire su quelle salite senza avere la classica problematica della ruota che slittava. Questa problematica è stata risolta dal fantastico copertone Continental GP5000, che ha un'aderenza incredibile. Tra l'altro ho rischiato anche in una curva di sbandare col posteriore e il pneumatico mi ha salvato, quindi assolutamente consigliato come pneumatico. Con la bici da corsa, se devo dire, allora le condizioni sono le stesse, le ruote sono diverse perché non l'ho usato le stesse. L'unica cosa che la bici da corsa aveva sui Michelin Pro 4, quindi leggermente inferiore, ma sia per il discorso della media, sia per l'inverno, quindi dove i pneumatici comunque sono poco scorrevoli, diciamo che sono paragonabili come coperture. Darei al massimo un mezzo all'ora in meno alla bici da corsa, quindi da guadagnare in più rispetto alla reclinata per fare un confronto per i pneumatici, ma mezzo all'ora sarebbe già fin troppo. Qua sono arrivato alla fine del giro. La domanda è: allora, come ti senti? Allora, alla fine del giro in bici da corsa ero veramente distrutto. Avevo il collo che mi faceva male, avevo il sedere che mi faceva male, in particolare avevo un formicolo in quella zona lì un po' delicata. E mi sono dovuto fermare qualche volta, questo naturalmente dovuto al mio allenamento specifico non così elevato, ma in ogni caso io ho fatto tantissimi chilometri in bici da corsa, ho passato la mia adolescenza sulla bici da corsa e so che più di 100-150 km non riuscirei a fare comunque, anche per un discorso di mal di schiena, eccetera, eccetera. Quindi invece in reclinata avrei potuto fare 40-50 km senza problemi, anche di più, con un buon dislivello, a 3000 metri ci sarei arrivato. Risultati? Distanza 94 km, dislivello 1900, media con la bici da corsa 22, media con la Rev quasi 24, diciamo 24. Battiti medi in bici da corsa 133 con una potenza di 191 watt media, mentre in reclinata 137 con 181 watt. Allora, qui le cose si intersecano, qui si vede che la reclinata sembra che si riesca a esprimere meno potenza a parità di battiti ed è una cosa che in effetti confermo. Si parla però di un valore abbastanza basso, intorno al 5%, non di più, però facendo meno fatica, alla fine il risultato è che ho raggiunto 2 km all'ora di più, soprattutto nell'ultima parte, quella un po' più in piano, quella dove si poteva gestire meglio la discesa, anche perché tutte le altre discese erano su fondo molto molto rovinato e molto scivoloso, non ho potuto tirare, quindi l'ultima parte ho recuperato 1 e passa all'ora sulla media. Però questo è dovuto sostanzialmente al fatto che, e lo vedevo, con la reclinata riuscivo a tenere in discesa, ma anche nei falsi piani, una velocità superiore tranquillamente ai 40 all'ora senza pedalare, e mentre con la bici da corsa dovevo pedalare e non sarei mai riuscito a raggiungere quelle velocità, pur tenendo, ripeto, tenendo una posizione il più possibile aerodinamica, quindi possibile confrontabile fra le due biciclette.
Vediamo i vari tratti. Il primo tratto è il tratto Omegna-Armeno. Omegna-Armeno è una salita dove c'è soltanto un pezzo in cui c'è una leggera discesa, però poi riparte e va sempre a una buona pendenza in sostanza. Allora, come siamo messi a livello di... sono 5 km con 108 metri di dislivello. Come siamo messi a livello di potenze e tempi? Allora, vinci la reclinata, anche perché devo dire adesso che ho tirato, ad essere onesti, ho tirato un pochino di più. Infatti si vedono i 149 battiti contro i 145 della bici da corsa. In bici da corsa esprimo più potenza, 261 contro 252 watt. E vedete però, e la cosa si ripete, che nonostante appunto il dislivello comunque elevato, la reclinata vince, perché con più o meno la stessa fatica, quindi gli stessi battiti, esprimo meno potenza, ma ho una media notevolmente superiore, da 18 alto a 19 basso. Insomma, vinco di circa 20 secondi. Tra l'altro, nel tratto con la reclinata c'è un percorso, c'è un tratto del percorso che arriva al 15% di pendenza, e lì ho fatto addirittura il mio personale, perché sentivo che la gamba girava bene. Quello che ho sentito, e si ripeterà questa cosa, sentivo che la gamba era un pochino più imballata rispetto alla bici a corsa. La bici a corsa gira meglio. In reclinata ho i 170 mm di pedivelle, in bici da corsa 172,5, però la sensazione è la stessa. Secondo tratto, Coiromonte, si arriva ad Armeno e si fa questo bellissimo percorso all'8%, 2 km con 221 metri di dislivello. Chi vince? Vince ancora la reclinata. Quanto costa? 153 battiti contro 157, quindi in reclinata è andato di più. E, i watt sono leggermente inferiori in reclinata, si ripete questa cosa, però in sostanza vince comunque la reclinata, seppur di poco. Allora, io tutte le... quando parlavo di maturità dicevo in questo senso. Ormai ho visto che il mio fisico in questo momento è molto ripetitivo, cioè se cerco di fare una salita con un certo dislivello ad un certo livello di media di battiti, e io cerco di tenere 155, esprimo una certa potenza. Questa potenza varia però in funzione della stanchezza, e ho capito bene come funziona questo ragionamento. Cioè, chiaramente, più va su il dislivello e meno potenza riesco a esprimere. Tra però, e questo poi è una cosa che potremmo analizzare in altri momenti, comunque in reclinata quello che vedo è che esprimo leggermente meno potenza, però faccio meno fatica, e la sensazione è molto 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 simile, perché questo consente comunque di sfruttare la reclinata come se fosse una bicicletta da corsa. La gamba è leggermente più imballata, però i battiti salgono leggermente di più e riesco ad esprimere sostanzialmente la stessa prestazione. Qui vediamo la discesa. È interessante anche vedere la discesa, perché in discesa, come vediamo da questi grafici, in reclinata non si pedala e si fanno medie molto simili. In bici da corsa ho fatto i 41,8, in reclinata i 39, però guardiamo i watt. 85 watt in bici da corsa, che significa che stavo pedalando, mentre in reclinata 19, quindi praticamente non ho pedalato. E guardate i battiti, 113 contro 106. Questo vuol dire che su quella discesa in reclinata io mi sono riposato sostanzialmente, quindi ero molto 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 riposato, stavo sostanzialmente riposando soprattutto la parte alta, mentre in bici da corsa sul trespolo non riuscivo a riposarmi, quindi anche i battiti erano leggermente superiori. Andiamo a vedere allora la penultima salita impegnativa, che è quella di Stresa al Bivio per Calogna. È una salita abbastanza lunga, 5 km a 6% media. Chi vince? Allora, in bici da corsa 11,4, in reclinata 11. E battiti in bici da corsa 143 e 149 in reclinata. Qua si vede un po' quello che vediamo. La potenza è sostanzialmente uguale. In reclinata ho qualche battito in più. Si sente che la gamba è un po' più imballata. E quindi quando più ci si stanca e più la bicicletta da corsa diventa efficiente. Però si sta parlando di una differenza di 0,4 km all'ora con battiti leggermente superiori. Quindi diciamo 1 all'ora su questa salita che è molto nervosa. Quindi come... questo l'ho notato. In effetti, se dovessi fare una gran fondo con 4.000 metri di dislivello, probabilmente dovrei utilizzare la bici da corsa, perché in questo caso avrei la condizione in cui arriva un certo momento che la bici da corsa permette di salvare un po' la gamba e la reclinata un po' meno. Però questa è l'unica condizione in cui userei la bici da corsa, sempre ammettendo che riesco a stare quelle ore sulla bici da corsa. Quindi anche questo è una questione tutta da analizzare. Però vedete dove stiamo andando. Ultimo pezzo,
Allora, a questo punto, ultima discesa, la discesa del Calogna, vediamo anche questo caso. In questo caso, con la Rev ho cercato di recuperare un pochino il tempo, infatti qua si vede, la media è 33 contro 27 della bici da corsa, 110 battiti contro 114, i watt sono molto simili. Questo perché? Perché comunque mi sentivo comunque bene e in reclinata ho cercato di recuperare un po' più di tempo, quindi con la bici da corsa sono stato molto attento in questa discesa. Ho recuperato qualcosa, è vero, qui un po', chiamiamolo, ho truffato, perché qualche, diciamo, un mezzo chilometro all'ora l'ho recuperato su questa discesa del Calogna. Però, come vedete, i dati sono molto confrontabili. Con la bici da corsa ho tirato un po' i freni, come si dice, proprio letteralmente, proprio perché non mi sentivo così sicuro e anche perché avevo quella stanchezza nelle braccia, nel collo, che non mi consentiva di tirare la staccata, quindi di fare veramente la prestazione in discesa. E ripeto, queste sono tutte discese dove è molto pericoloso andare, perché il fondo è molto brutto, in particolare sulla parte di Stresa, sul Calogna un po' meno, ma soprattutto la giornata era molto umida in entrambi i casi. Quindi tutte e due le prestazioni sono state fatte a distanza di 4 giorni l'una dall'altra, quindi alla fine dell'anno, quindi molto molto pericoloso. Bisogna stare attento a non scivolare. Ultima salita, e qui si vedono ancora i dati, vediamo ancora i dati. Allora, era salita di Massino, riesco a vincere in reclinata, però pago qualcosina, 152 battiti in bici da corsa, 157 in reclinata, 246 watt in bici da corsa e 238 in reclinata. Allora, vinco in bici da corsa di poco, la reclinata subisce un pochettino questo discorso della gamba imballata e qui si vede, faccio meno watt a parità di battiti, però allora, siamo molto vicini. Quello che posso dire è che in questo caso con la bici da corsa ero leggermente di gamba più salvo, ma ero molto più stanco della parte alta del fisico. Quindi anche lì dovrei allenarmi molto nella parte alta del fisico. Comunque, indipendentemente, se analizziamo soltanto la parte bassa, quindi diciamo delle gambe e del cuore, molto molto simili come prestazioni. Con la bici da corsa riesco a esprimere qualche watt in più. Molto interessante in questo caso, vedevo che a parità di battiti, dopo tutti questi chilometri, riuscivo a esprimere, rispetto alla mia media, diciamo a inizio giro, circa 10-15 watt in meno. Quindi questo è molto interessante. Si potrebbe fare un'equazione che con 1500 metri di dislivello io perdo circa 15 watt. Qui vediamo un'altra cosa molto interessante. Serafino ha copiato lo stesso percorso, lo ha fatto in bici da corsa e ha ottenuto una media di 25 all'ora, mentre io l'ho ottenuto appunto di 24, con uno sforzo secondo me simile. Serafino gira molto più alto come battiti rispetto a me, ha un 15 watt battiti in più. Purtroppo lui non ha il misuratore di potenza, quindi non possiamo avere dei dati oggettivi il più possibile. Spero che comprerà prima o poi il misuratore anche per vedere questo. Comunque alla fine lui in bici da corsa con, diciamo, perché poi gliel'ho chiesto, con un impegno molto simile, intorno all'80% delle proprie capacità, ha ottenuto una media molto simile a quella della mia reclinata. Se io fossi andato con lui in bici da corsa mi avrebbe staccato di 3 km all'ora, che su 4 ore sono 12 km, quindi è un'eternità. Invece in questo caso mi avrebbe staccato, ma non di così tanto. Qua vediamo, e l'avete visto anche comunque nello scorrere delle immagini precedenti, in basso la prestazione di Serafino. Vediamo un tratto, Coiro Monte dal Ponticello fino al Bivio. Io 10,9 in bici da corsa, chilometro all'ora, in reclinata 11,1 e lui ha fatto 11,6 con 173 battiti, mentre io ne facevo 157 e 153. Sostanzialmente Serafino si è impegnato piuttosto, sono a livello di Serafino in questo momento, secondo questi dati, in quanto lui più o meno ha un livello massimo di battiti intorno ai 190, mentre il mio è il 175-180. Quindi se togliamo 15 battiti, vediamo che Serafino si è impegnato qualcosa in più. Però questo avremo la conferma solamente con misuratore di potenza. Vediamo in questo caso l'altra salita molto interessante, che è quella di Massino. E su Massino io ero già stanco, morto. Vediamo che Serafino qui sta facendo valere il suo allenamento specifico. 10,9 in bici da corsa, 11,1 in reclinata e lui ha fatto 12,6, quindi prestazione eccezionale. Però guardate i battiti, 178. Lui ha un massimo di 192, quindi se mettiamo 10 battiti in più, lui era già in soglia, era già probabilmente leggermente fuori soglia, mentre io con la bici da corsa 152 battiti, quindi molto molto confrontabile e questo mi fa molto piacere perché Serafino è un grandissimo atleta e da questi dati
Ripeto, con la misura di potenza, di misuratore di potenza potremmo avere dati più oggettivi, e analisi molto più complete, comunque sono molto simili a Serafino. Probabilmente Sefraino è anche un po' ingrassato, quindi magari. Ecco, un'altra cosa a proposito dell'ingrassamento e meno, tutti questi dati, intanto vediamo la sigla finale, tutti questi dati sono relativi alla mia forma attuale. Io in questo momento peso circa 78 kg. In bici da corsa il totale del peso era intorno, mi sembra di ricordare, intorno agli 89 kg, in reclinata era 90, c'è un chilo di differenza. Questo andrebbe dentro anche nei dati, perché diciamo a parità di peso ci sarebbe quel chiletto che è 1% che balla, però non è poi così significativo. Spero che vi sia piaciuto un po' questo video, ci sono dei concetti secondo me molto semplici. Io credo che il concetto di Watt sia semplice. Però se non lo capite magari facciamo un video insieme o guardate qualche video su YouTube dove spiego un po' dappertutto questa cosa qua dei watt. Col misuratore di potenza io lo consiglio a tutti, non soltanto perché è un dato che può aiutare ad allenare, ma è un dato che ti può dire tu dove sei. Perché uno alla fine ti dicono, ma tu c'hai la gamba, c'hai quello, c'hai. No, io so che con tot battiti la mia soglia è quella, so che con tot battiti faccio quella potenza, eccetera, eccetera. In particolare questa questione della potenza, io vedo che, ed è molto interessante, gli assioma che sono precisissimi mi dicono che all'inizio del giro io ho un battito massimale intorno a 180-182. Una volta ero arrivato a 185 proprio alla morte, diciamo che fino a 185 ci arrivo. La mia soglia è intorno ai 172 battiti, vuol dire che io riesco a tenere 172 battiti per un'ora. Questa è l'FTP e in quel caso lì esprimo una potenza se dovessi fare la salita intorno a 280 watt, se invece dovessi fare la pianura 300 watt. Io sono uno di quei tipici casi che in salita va di meno per una questione di gesto atletico, è molto complicato come discorso e ripeto anche in questo caso potremmo fare dei video appositi. Comunque io in salita esprimo circa 10 watt in meno alla soglia, 10-15, proprio perché riesco a sostenere meglio il movimento in pianura. Però volevo dire, la mia scala è ormai questa è a inizio giro, quando inizio giro dopo 20-30 km che mi sono scaldato, con 150 battiti faccio 250 watt, con 160 battiti ne faccio 265, con 170 battiti ne faccio 280 e con 180 battiti ne farei circa 300-295. Poi quello che ho visto, e soprattutto in questo giro è molto interessante, che con l'aumentare, un po' l'avevo accennato prima, con l'aumentare del dislivello, questi watt un po' se ne vanno. Quindi io riesco a tenere nell'ultima parte in massino, riuscivo a tenere i 155 battiti, che è un po' la mia soglia di comfort, perché sopra comincia a diventare faticoso, riuscivo a tenere, sono passato da 200 60-265 watt, riuscivo a esprimere 240-245 watt. Questo dipende chiaramente dall'allenamento. Allora, sono tantissimi concetti che abbiamo spiegato, spero che vi sia interessata questa cosa qua. Alla fine la reclinata batte la bici da corsa, per quanto mi riguarda sì, la batte, non di tantissimo, soprattutto la batte perché riesce a sfruttare le sue caratteristiche nella fase di discesa pianura e nel recuperare la stanchezza. Ma soprattutto arriva alla fine del percorso, in questo caso questi 100 km, in maniera completamente diversa, perché io avevo ancora tantissimo margine in reclinata e non l'avevo in bici a corsa. Con un allenamento specifico potrebbe migliorare la cosa? Sicuramente sì, ma non in maniera esagerata. Io una 300 km in bicicletta da corsa non la potrei mai fare. Grazie di essere stati fin qua con me a pazientemente ad ascoltarmi, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti e forza con le biciclette reclinate. Hanno una dignità, diamogli la dignità che gli spetta. Ciao, ciao ragazzi!